La famiglia è il collegamento con il nostro passato ed è il ponte con il nostro futuro. Ben ritrovati cari amici anche oggi a casa tua in cucina con Carmela Greco. Ve la ricordate ieri questa buongiorno. Bella ragazza? Buongiorno. Buongiorno o buonasera, chi lo sa? Anche la nostra nonna, a nonna Carmela. Nonna, quanti messaggi mi sono arrivati di complimenti a te, alla ricetta dei carciofi. Tutto. Oggi sveleremo, attenzione soprattutto ai catanzaresi, come farà, come preparerà la nonna Carmela Diana. Nonna, tra poco glielo diremo. Sì. Ok? E qui oggi siamo, Carmela, come abbiamo già anticipato ieri, per preparare la famosa torta di... Torta di mele. Di zia Enza, che salutiamo, ancora risalutiamo tutte le zie perché ci vuole. Zia Enza, zia Anna Maria, zia Mena. Zia Mena, naturalmente, sono le sorelle di papà, giusto? Sono le sorelle di papà, le figlie della nonna. Le figlie della nonna Carmela. Gli ingredienti, allora, vai, sì, tu regina di questa ricetta. È una ricetta semplicissima, infatti non c'è burro, non c'è niente, ora diciamo gli ingredienti. Quattro mele, due limoni, un pizzico di sale, un bicchiere di olio di girasoli, 5 uova, farina, fecola e lievito. E lievito vanigliato. Ok. Allora, le quantità poi naturalmente ve le sveleremo dopo, perché qui non si tratta proprio di andare a misurare con la bilancia, no. Bensì utilizzeremo che cosa? Un bicchiere. Noi abbiamo già provveduto naturalmente a preparare le dosi, quindi due bicchieri di farina, uno di fecola, una bustina di lievito vanigliato, 5 uova intere, sì, quindi montate tutte insieme, un pizzico di sale, un limone che servirà per macerare le mele, certo, e un altro invece soltanto la buccia per grattugiare dentro il composto. Benissimo, quindi proprio semplice, neanche semplicissima, molto poco pesante, calorica, esatto, perché non c'è del burro, non verrà neanche cosparsa la teglia di burro, bensì useremo la carta forno in modo che sia più leggero possibile e che non attacchi. Bene, allora procediamo, distribuiamo, sì, i compiti. Esatto. Allora, le mele, nonna, le abbiamo affidate a te. Oggi, sì, abbiamo utilizzato delle mele stark, quindi come tu sai fare? Sbuccia, sì, le mele, le fai come? Sì. A fettine? Allora, la nonna dovrà sbucciare le mele, togliere il torsolo e affettarle poi a lunetta in modo da rendere poi anche coreograficamente, sì, più bella questa ricetta. Sulla torta. Allora, tu invece, Carmela, come procedi? Io anche oggi non farò praticamente quasi nulla. Io praticamente devo rompere le uova. E rompi le uova. Allora, rompiamo le uova e intanto, nonna Carmela, tu sbuccia pure tranquillamente le tue mele. Questa famiglia è una famiglia grandissima, quindi 5 figli, 3 femmine, vero? Sì. E 2 maschi. Li vuoi salutare pure di nuovo? E dai, salutiamo. Salute a Carlo, Nando. Carlo, Nando e Anna Maria e Filomena. Benissimo, intorno a questa nonna sono cresciuti veramente non solo i suoi figli, 10 nipoti. I nipoti, siete i pronipoti. 10? Sì, sì, 10 nipoti. E adesso i pronipoti. I pronipoti sarebbero poi naturalmente figli in parte tuoi, di Carmela. Sì, due di mia sorella Daniela. Di Daniela, che salutiamo, sì, anche la dolcissima Daniela, anche, sì, da lei andremo, magari, sì, 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 a preparare proprio realmente la Tiana. O la torta pasqualina. O la torta pasqualina. Sì. Ma salutiamo anche Carmela, la mamma di Maurizio, la signora Yolanda, che ci ha preparato prima di iniziare la puntata una padellata di patate fritte buonissime, croccanti.
Anche se, insomma, non è detto per forza che questa torta debba essere consumata nel periodo di Pasqua. A noi piace. Sì, è detta così perché comunque ci sono... Il rito era quello della Pasquetta, vero? Sì, della gita fuori porta. Sì, 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 sì. E poi perché tutte le cose che... Insomma, gli ingredienti sono tutte tipici di questa stagione. Ecco, per questo, solo per questo. In modo da fare sempre ricette con cibi proprio di stagione. Prodotti, sempre freschi. Prodotti naturalmente a chilometro zero. E glielo vogliamo dire, nonna, che cosa ci vuole? Quali ingredienti occorrono per preparare la buona torta pasqualina o la tiana? Come la prepari tu? Cosa devono prendere a casa? Ci vogliono frutta secca, mele, tanti frutti e poi mescolate. Ah, quindi la torta pasqualina è dolce? Sì, sì. Ah, sì. La torta pasqualina è dolce, invece, perché dalle mie parti... La tiana invece è salata. Sono due ricette diverse. No, dalle mie parti invece si usa dire anche torta pasqualina, la tiana che si porta a Pasquone, capito? Sì, ecco. Sì. Allora, avete visto, abbiamo mischiato un po' le situazioni. Quindi, così, no? Sì, così, sì, così, sì, va bravissimo. E poi li mettiamo a macerare con dello zucchero e succo di limone. Bene. Punto. Intanto, guarda, se tu mi vuoi prendere anche tranquillamente un altro cucchiaio e un altro, scusami, coltello, io vado avanti con le uova e l'aiuterò poi la nonna, va bene? Oggi voglio aiutare, voglio collaborare anch'io. Questa ricetta che è facilissima, semplicissima, Carmela, ecco a te, mi dai il coltello. Ok, ecco. Io aggiungo la farina, ecco qua. Tanto non aggiungi la farina e poi... Allora, ricordiamo, sono due bicchieri di farina e uno di fecola per farla lievitare meglio. Allora, aggiungiamo la farina. Sì. Quindi semplicissimo, e mescoliamo. Non occorre... Sì, la cosa più importante è che venga mescolata bene per circa 10 minuti e infornarla comunque a 180 gradi per mezz'ora. Ok, quindi, cioè non semplice. Semplicissima, l'importante è che tutti gli ingredienti vengano ben amalgamati. Bene, cerchiamo di togliere meno buccia possibile in modo da lasciare tutti i nutrienti delle mele. Delle mele. Ecco qua, vai nonna, butta tutto qui. Allora nonna, dicevamo, quindi questa famosa tiana, dai, dacci gli ingredienti, che cosa devono procurarsi i nostri amici da casa per preparare la tua buona tiana? Prima di tutto fare una mollica bella saporita. Ecco. Saporita in formaggio, ecco. Pepe nero, aglio. Persemolo, aglio, tutto. Peperoncini. Poi tutto bello saporito. Patate, carciofi, belli puliti. Ma le patate come? Della Sila o le patate che... Patate qualsiasi, diciamo. Poi, a tutti gli usi. I patate. Carciofi, guarda nonna, piselli, la finisco io questa, tu me le fai a fettine, ecco. Piselli e un pochino di pasta, grossa. Io nel frattempo aggiungo un bicchiere di fecola. Intanto Carmela va avanti con la... E carne d'agnello. Quindi carne d'agnello, carciofi, piselli, formaggio romano, pecorino, giusto? Sì, sì. Pecorino romano, oppure c'è il mio amico Francesco, il cuoco, con il quale abbiamo preparato quel coniglio farcito di ripieno. Quello solo crotonese, nonna usa, pecorino crotonese, che pure sì, è una cosa fina. Basta me saporito. Ammazza che non è saporito quello di crotone. Allora, quindi, e si va avanti con gli ingredienti, quindi carciofi. Poi acqua. Ma spiegami come si deve mettere nella tortiera. Allora, le patate che si deve fare tutto a crudo. Sì, tutto a crudo. Ascoltate, cari amici, tutto a crudo, nonna, spiegami bene. Allora, le patate, quindi. Le patate. Le prendete e le fate a fettine, giusto? Che io l'ho già mangiata, quindi. Sì, i carciofi, a fettine rotonde. Rotonde. I carciofi, i piselli, pasta, carne d'agnello e la mollica. E la mollica, benissimo. La carne d'agnello a crudo, la pasta, pasta grossa, dice la nonna, è pasta grossa, che tenga bene la cottura. Sì. Poi, mi dicevi... Ma poco, però no, troppo. Poca, perché la carne, tutto, è già un piatto molto unico, abbastanza unico. E allora, tutto fai, uno strato di patate, uno strato di carciofi, uno strato di piselli, giusto? Sì. Uno strato di pane, pure, formaggio? No, un pane un pochino, anche nella sopra. Nella metà. Quindi astrati il pane nella metà e poi andate a riempire così la teglia e la mettete sul fuoco, sul gas, vero? Sì. A fuoco lento e consuma. No, prima a fuoco forte. Prima a fuoco forte, Carmè. Prima a fuoco forte sì, e poi
ma si cuoce. Ecco, fuoco vivo, poi nel forno. E poi nel forno. Per una bella oretta ci vuole, nonna. E burucciù. Burucciù è una ora. Burucciù è una ora. No, secondo la dose burucciù è una. Certo. Si è ciò assai. Nonna, vuole. Per 25, quanto deve essere questa teglia per 25 persone? È veramente la regia. Una tortiera per 13 persone. 13 come a Sant'Antonio, per buon augurio. 13. 13. E poi c'erano più da fare un'altra. Ragazzi, ecco. Io aggiungo l'olio. Quindi vai. Aggiungi l'olio che fra poco siamo pronti. Inserisci tutti gli ingredienti prima di andare in pubblicità, così noi durante la pausa pubblicitaria andremo a rinforzare l'impasto con il nostro sbattitore. Esatto. E poi ci ritroveremo qui sempre per i passaggi successivi. Allora, incorpora ancora l'olio, la nonna Carmela va avanti, cari amici, nel preparare le mele che fra poco verranno verranno cosa? Aggiunto il succo di limone per farle insomma amalgamare bene con dello zucchero. Benissimo, qui sempre a casa di Carmela con le due Carmele, Carmela nonna la grande e Carmela piccola, per preparare la torta di mele. A fra poco. Bene, ben ritrovati sempre nella cucina con Carmela. Nonna, il tuo limone, adesso lo andrà a spremere, giusto? Nelle mele. Hai visto che velocità che ha la nonna ad affettare? Noi ci avremmo impiegato un'ora a fare tutto quello. Hai visto quanto è brava? È molto sicura di sé, d'altronde quelle mani, nonna, quante cose avranno preparato, quante cose. Quanti anni ha la nonna, lo vogliamo dire? La nonna ha 84 anni. Nonna, 84 anni, ci fai un baffo, come si suol dire, sia a me che a Carmela. Però dai, che magari ci difendiamo. Sì, quando arriverò all'età sua sarò anch'io una coca. Certo. Adesso sono. Certo, ieri quella vellutata era eccezionale. Sì, effettivamente. Anche perché ti è venuta proprio come la prepara la nonna. Sì, garantito, sì. Garantito. Il nostro regista, i nostri cameraman hanno gradito. Tantissimo. Ma non è che l'allievo supera il maestro, nonna? Nonna, l'allievo supera il maestro? Insomma, qui ci vorrebbe un mezzo secolo fa, perché oltre alla bravura che noi ci possiamo mettere, cara mia Carmela, sono cambiati i tempi. I tempi non sono più quelli di 50 anni fa, cambiano i tempi, e lì com'è? Tu. E lì stagioni e puri così. Guarda i cristiani. Cambiano lì i tempi, lì stagioni e puri con. Il cuore dei cristiani. Mannaggia. Vabbè, adesso io lavoro, ho due bambini, insomma, è una casa abbastanza grande. Tu non lavori è per cosa? Gestire. Di cosa ti occupi? Tu intanto sei un. Adesso sono a casa, sono una mamma per il momento, sì. Lavoro in un'azienda farmaceutica alla Mezze Terme. Vedete, un avvocato si è saputa reinventare in qualche modo, infatti. Anche perché non guasta nulla. No. Lì in azienda sicuramente quando ci lavoravi eri anche un punto di riferimento per altro. Tornerò ad agosto in azienda. Presto, molto presto, cari colleghi, sta per ritornare. Nel frattempo ha pensato bene di fare la mamma. Quale migliore attività? Mamma e moglie, è fantastico. Rendono una donna sicuramente con una marcia in più, una chance in più. Guarda, allora, la migliore nonna, realizzazione. Sono pronta. Immagino. Non è che le vogliamo mescolare in qualche modo? Ecco. Allora, intanto che voi fate quello, dovremmo grattugiare un limone che abbiamo ben lavato prima nel nostro impasto. Che dice nonna, altro poco ce ne vuole? Il limone. Ok, un altro po' di limone, dice la nonna. Fate attenzione quando grattugiate il limone a non grattugiare anche la parte bianca della buccia, perché altrimenti viene troppo amaro. Invece così diamo proprio quel sapore giusto. Senti Carmela, risaluta pure l'altra famiglia. Sì, salutiamo tutti Bernaschino. Tutta la famiglia Bernaschino, quindi dalle persone più anziane, dalle punte. Sì, dalle zie, i nipoti, anche lì c'hanno i pronipoti, insomma tutto quanto. Tutto, una grande famiglia anche loro, 9 figli, capirai insomma. Tantissimo. Chi li fa adesso 9 figli? Mamma mia, chi li fa? Magari tu ti fermerai, Carmela, dopo i tuoi bambini? Penso proprio di sì, guarda. Dopo Giuseppe e Mattia? Sì, se non lavorassi ne farei altri due sicuramente, perché mi piace la famiglia numerosa, noi siamo in quattro, però purtroppo i tempi sono quelli che sono, ci sono delle esigenze che, insomma, devi anche
Nonna, non è più come una volta, questi bambini si fanno col misurino. Con misurino. Una volta? Invece noi eravamo sette sorelle. Ci si accontentava di poco. E cinque fratelli. Sette sorelle e cinque fratelli. Ah, ma dove sono adesso? Qua sparsi? Una sorella mi campa. Una sorella sola. Sorella. E voi pure siete cresciuti tutti vicino alla famiglia? Due fratelli. Due fratelli e cinque sorelle. Uno, nel frattempo uno è stato 17, è ancora vivo. Un fratello è 12, altri è ancora vivo. Ma tu, nonna, eri la seconda, la terza, com'eri? La quarta figlia, come? Fai mente locale. Allora, mentre noi inseriamo il nostro zucchero, un bicchiere e mezzo. Sì, per non farlo venire troppo dolce. Amalgamiamo sempre il tutto perché ricordo che la cosa più importante è far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mm-hmm. Questo è il segreto. Bene. Nonna, allora che figlia eri? Che numero? Che numero? Allora, andremo... Era la terza. La terza figlia? La quarta figlia, quindi la quarta figlia di sette fratelli. Benissimo. Allora, intanto sette sorelle e cinque fratelli. Sette sorelle e cinque fratelli. Non avevo capito nulla praticamente. E qui abbiamo sdoganato proprio ogni limite massimo, Intanto nonna, allora andiamo avanti con la nostra preparazione della facilissima torta di mele, nonché gustosissima, fra poco prenderà forma qui nella tortiera. Tu sei pronta per andare a fare un'altra? Allora, sì. Questa è la torta che mi ricorda di più la mia infanzia, anche perché va bene per colazione, va bene per merenda, va bene dopo pranzo, insomma, è fantastica. Fantastica per tutto. Allora, vai avanti tu, regina di questa torta, dopo la zia, naturalmente, prego. Quindi il nostro impasto intanto ha preso corpo con lo sbattitore. Alla nonna sto chiedendo di farci vedere, nonna, come si fodera questa teglia. Vedremo che trucco. Io intanto continuo a girare perché più si gira meglio è. Ecco, seguite telecamere la nostra nonna perché sta preparando la forma per lo stampo. Oggi mi ha insegnato proprio una cosa carinissima. E sono sicura da casa qualcuno magari già... la conosceva questa cosa. Noi no. E la nonna ce l'ha insegnata. Insieme a noi, forse qualcun altro oggi potrà scoprire questo segreto. Ecco qua. La nonna in un attimo ci ha tagliato la carta forno, ci taglierà la carta forno. Un bel cono. E che cosa accade adesso? Vediamo un po'. Ed è perfetto. Vediamo, facciamo la nostra prova. Vediamo, nonna. Non si dice precisa. No, precisa non è che serve proprio precisa. E poi se c'è un coso si taglia questo. Ah, se c'è la ciambella, il buco. Si taglia questo e si mette. Ok, benissimo. Quindi se avete lo stampo per le ciambelle, invece tagliate come il sac à poche, no? Questo che ne... Guardate un po'. Perfetta. Ecco, facciamo. Viene così. Vedete che meraviglia? Le nostre gambe riescono a riprendere, noi le avevamo già preparato, per cui mi raccomando, stampo ciambella, tagliate anche l'estremo del cono, o altrimenti, nonna, questa è per la prossima torta, ce la conserviamo, va bene? Sì. Ok. E intanto, andiamo avanti con il nostro dolce. Sì. Ecco, come va qua? Va bene? Va bene, possiamo... Allora, lo sacco pubblicitario lanciamo subito e poi ci ritroveremo qui perché la Carmela piccola, naturalmente, insieme alla Carmela grande, ma tutte e due dolcezze, due bontà uniche, oltre che siete bravissime, siete proprio brave in cucina e nella vita, guarda lei come mi guarda, guarda che sguardo. La nonna Carmela, ci ritroveremo qui per farcire e decorare la nostra torta che poi andrà nel forno per quanto tempo? Per circa mezz'ora. Ora a 150-180 gradi a secondo della tipologia anche del vostro forno, perché è da dire anche questo. Naturalmente, lo scoprirete tutto qui fra pochissimo.
prestissimo a casa tua. Bene, cari amici, sempre nella cucina di Carmela, con la nonna Carmela, siamo pronti per andare a lavorare il nostro impasto con le mele, giusto? La semifinale, la questa. Semifinale. La semifinale del nostro dolce. Allora, mettiamo il nostro composto nella teglia, con la nostra carta forno, in modo che non si attacchi. Sì, perché siamo dobbiamo fare un figurone, ecco. Dobbiamo fare con voi un figurone. E intanto mentre tu prendi tutto il tuo impasto, Carmela, io vi voglio ricordare che per partecipare al gioco, quindi per votare la ricetta, dovete andare sul nostro sito. Tanti mi chiedono, ma come possiamo fare per votare le ricette nostre preferite o magari quelle che hanno preparato i nostri amici? Perché vi ricordo che questo è un club di amici e amiche all'infinito. Potete andare su www.acasatua.tv. Lì potete intanto registrarvi, semplicissimo, il vostro indirizzo mail, una password e poi votate la ricetta preferita. Si può votare sempre una sola volta al giorno, tutti i giorni, quindi potrete concorrere a questo gioco se sarete voi quelli che avranno votato, tra quelli che avranno votato di più, vincerete insieme alla ricetta più votata, quindi si vince in due, facciamo gioco di squadra. E poi vi ricordo di telefonare al numero verde che vedete sopra in pressione per richiedere magari le telecamere di a casa tua, perché noi, Carmela, vogliamo allargare la cerchia dei nostri amici, quindi vogliamo andare anche a casa loro. Intanto vedete le che spettacolo. Io voglio stare zitta, voglio godermi questo momento di collaborazione tra la primogenita Carmela insieme a nonna Carmela. Guardiamo insieme questo. Dicono che siamo uguali di nome e di fatto. E dai, vediamo. A giro. Ok. Un po'. Le metteremo tutte, nonna, vero? Tutte le dobbiamo mettere queste mele? Non tutte. Quanto basta? Okay. Quanto basta? Sì. Anche perché poi un po' vanno giù. Guarda la nonna com'è attenta, Carmela. Sì, la nonna mi bacchetta se sbaglio. È giusto, giusto. Io ho 35 anni, ma la nonna ancora mi bacchetta. Naturalmente. La nonna, le zie. Tutti quelli che sono più grandi vogliono naturalmente rivendicare l'autorità. Vedi? Nonna, giusta tu, nonna. A posto. Giusta tu. A posto. Ecco. Abbiamo qua. Finito, quasi finito. Basta, nonna, non ne mettiamo più? No. Basta, va bene. Poi Carmela, dimmi, finiremo di abbiamo finito quindi di abbiamo finito di farcirla, abbiamo messo le mele tagliate a fettine sopra. Ora la inforneremo. Col mio forno 150 gradi per mezz'ora. Sì, allora, giù. Dopo, quando dopo lo togliamo dal forno. Ah no, questo è moderno, nonna. Lo zucchero lo vogliamo mettere alla fine. Allora, okay, adesso andrà nel forno la nostra torta di mele, preparata naturalmente da nonna Carmela, insieme a Carmela, sempre l'esecutrice. Andiamo a infornare, va? Ecco, la nostra torta è prontissima. Carmele, le due Carmele, nonna Carmela insieme a Carmela Greco, qui nella tua cucina, nella cucina non solo tua, ma anche di Maurizio, dei tuoi bambini, di Mattia. Tu sforna intanto che io così interagisco. Vai tranquillamente insieme a Mattia, insieme a Giuseppe, che sono i due bambini bellissimi di Carmela, vero nonna? Quanto sono belli sti nipoti? Bellissimi. Allora, nonna, stiamo attenti, io do gli ingredienti, tu se c'è qualcosa che ho dimenticato dimmi. Allora, per preparare questa torta di mele vi dovrete munire di 5 uova intere, un bicchiere e mezzo di zucchero, 2 bicchieri di farina, un bicchiere di fecola di patate, un bicchiere di olio di semi di girasole, 2 limoni, una bustina di lievito, un pizzico di sale e 3 o 4 mele Stark. Noi abbiamo detto pure che le mele Renette ci stanno benissimo, perché per i dolci sono le mele più indicate, giusto? Va bene, va bene. Poi, nonna, da te verremo a fare la tiana, me la fai vedere come si fa la tiana?
quella catanzarese proprio classica. Allora andiamo da Daniela, la facciamo con Daniela la prossima volta. Va bene, va bene. Intanto il nostro dolce sta prendendo forma, sempre grazie alle mani di Daniela, di Carmela piccolina, naturalmente, che è tanto piccola Carmela ormai. 35 anni. Eh beh, guardate, guardate che fiore questa donna. Che fiore, adesso è in aspettativa, fa la mamma e la moglie. Però fra poco, cari amici, cari colleghi, ritornerà anche ad essere una lavoratrice oltre che mamma. Allora, ti voglio. Capirai. Dimmi come ti posso aiutare, se ti posso aiutare. Questo qua va bene. Va bene. Ok. Sì, sì, va benissimo. Ah, nonna, che dici? È venuta proprio bene. Adesso la dobbiamo assaggiare. Assaggiamo. Intanto, cari amici, vi rinnovo l'appuntamento a domani. Carmela, certo. Chissà quale altro amico andremo a scoprire, quale altra nuova ricetta, nonna. Tu che sei un'appassionata di cucina, non solo di cucina calabrese, però sei una che ha inventato anche tantissime ricette. Sì. In questi due giorni ci ha raccontato brevemente come si preparava le frittelle di carciofi, di petali di carciofi. E la tiana, ma presto, ve lo garantisco, la vedrete proprio all'opera. All'opera. Allora, noi ce la gusteremo naturalmente a telecamere spente, perché anche è molto molto calda, quindi la faremo giusto a prendere un po'. Vi ricordo che questa ricetta, Carmela, la possono visualizzare, vero, sul nostro sito. Esatto. www.acasatua.tv. Sempre, mi raccomando, qualora vi sia piaciuta, votatela, votate sul nostro sito e premiate la ricetta di Carmela, ma non solo di Carmela, anche della nonna. Allora, un saluto a tutti quanti i familiari. Nonna, fai un saluto ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, i pronipoti, a tutti i figli e a tutti i nipoti e a tutti i conoscenti, con affetto da nonna Carmela. Carmi, un bacio. Alle rappresentanti, baci, abbracci a tutti voi da casa tua. Vi aspetto domani. Nonna, salutiamo le telecamere da casa tua. Ciao, domani.